Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e sulla campanella per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. In questa lezione ci occuperemo del nuovissimo Audio Batch Processor creato da Presonus e che, dopo l'introduzione di Studio One 4.5, ha proposto un nuovo add-on acquistabile separatamente, dedicato alle operazioni di batch processing, ossia uno strumento in grado di gestire tutte quelle operazioni di conversione dei files che normalmente richiedono tempo, soprattutto se applicate ad una grossa quantità di files audio. Per accedervi, una volta acquistato ed installato, troviamo una nuova icona in alto a sinistra nella finestra introduttiva che ci porta immediatamente nella finestra dell'audio batch processing. A chi si rivolge l'audio batch processing? È, come dicevamo, uno strumento esterno. In genere lo troviamo all'interno degli editor audio professionali come Wavelab o DSP4 ed è dedicato alle operazioni di conversione, adatto quindi alla conversione dei master creati durante le fasi di recording di un album e che poi devono essere convertiti nelle varie piattaforme iTunes, MP3, CD, eccetera, eccetera. Ma troviamo uno scopo più profondo e professionale nelle operazioni di conversione dei files appartenenti a librerie estese di suoni, come ad esempio librerie di samples, che spesso sono composte da migliaia di files. Un po' come accade nel campo fotografico, il batch processor converte grosse quantità di files audio. Ma non è soltanto questo. Come vedremo, le operazioni di conversione possono, nel caso del batch processor audio, includere anche piccole variazioni, ad esempio dinamiche di pulizia del suono, di fade in fade out, o passarli attraverso un VST di terze parti come un compressore. L'Audio Batch Converter è compatibile con Studio One 4.5, Prime, Artist e Professional, con qualche limitazione per la versione Prime, come vedremo. L'interfaccia è estremamente intuitiva e tutta con funzionalità drag and drop. Possiede 11 plugin interni dedicati all'audio batch processing, oltre alla possibilità di utilizzare tutti e 31 i plugin di Studio One che troviamo appunto nella cartella Presonus, o la possibilità di utilizzare dei VST o degli audio unit esterni di terze parti, ma soltanto per la versione Artist e Pro. Possiamo scegliere di navigare attraverso il nostro hard disk, attraverso la finestra Files che troviamo qui al lato, avere una live preview di quello che caricheremo all'interno, ma soprattutto la possibilità di convertire tutti i nostri files in maniera velocissima rispetto alla concorrenza, attraverso appunto un sistema di offline batch processing estremamente veloce. Supporta diversi tipi di files audio, come ad esempio il WAV, AIF, FLAC, OGG, CAF, M4A, MP3. È comunque possibile scaricare la guida dal sito di Presonus per poterci rendere conto di tutte le sue funzionalità anche più complesse. È compatibile con macOS X 10.11 o superiore, quindi funziona soltanto a 64 bit, e con Windows 7 o superiore, sempre a 64 bit. Cerchiamo di vedere rapidamente il suo funzionamento. Nella finestra qui a centrale in alto troviamo appunto il source files, ossia i files di partenza. Nel nostro esempio ho utilizzato il mastering appena fatto del disco Credo di Vincenzo Incenso, che uscirà in questi giorni in Sud America, e ho creato una conversione di files per poterlo poi gestire nelle diverse piattaforme. Vediamo come. Andiamo nella cartella che contiene i file, li trasciniamo velocemente all'interno del batch processor che li riconosce subito, creando una preview sotto, dandoci le informazioni di base sul tipo di file, la frequenza di campionamento a cui è stato registrato, i canali, la lunghezza, il picco massimo e il rapporto RMS e LUFS R128, utilissimo per capire velocemente ed identificare i problemi eventuali di conversione sulle piattaforme di streaming. Qui a destra troviamo subito il Process Rack, ossia il rack dove poter inserire i plugin che influenzeranno tutto il processing dei files audio. Se volessimo soltanto convertirli, lasciamo la Rack Process libera e selezioniamo ad esempio il formato di files di conversione da WAV a MP3. In questo caso voglio creare tutti gli MP3 di questo master in modalità VBR con un 100% di qualità, 48 kHz, quindi il massimo possibile per l'MP3. Posso scegliere di salvarlo nella cartella dove si trovano i file residenti, in questo caso selezionerò Source Folder, oppure una cartella dedicata come in questo caso. L'opzione Append Process Info farà sì che i file creati posseggano sia il nome originale sia tutte le informazioni di conversione che ho utilizzato qui
in questa finestra. In questo caso quindi troveremo poi nella finestra dei risultati i nomi con le variazioni applicate, utilissimo anche per identificarli molto velocemente quando li spediamo o li selezioniamo. In questo caso abbiamo scelto di trasformare i nostri files in MP3, clicchiamo su Process e aspettiamo la trasformazione. Questo tipo di processo utilizza gli algoritmi proprietari di Studio One Pro, quindi i migliori in questo momento disponibili su un ADO, garantendoci una delle migliori conversioni possibili dei nostri files audio. Come vediamo, il file contiene il nome, la frequenza di campionamento e i kilobit di riferimento, il formato, sample rate e la profondità dei bit utilizzati per poter creare l'MP3. Come dicevamo, avendolo anche nel nome diventa semplice poi gestirlo anche nella archiviazione dei nostri lavori. Aspettiamo che termini tutto il process. Una volta terminata l'operazione di processing, noteremo che i files appunto hanno il nome modificato in base alle configurazioni che ho scelto e possiamo anche verificarne che i LUFS siano stati abbondantemente rispettati. Possiamo eventualmente scegliere di aggiungere un plugin nella Process Rack per poter ad esempio creare attraverso l'Extraction Section una piccola preview demo di ogni singolo file, come ad esempio potremmo creare delle demo di mastering da inviare al nostro cliente prima dell'approvazione finale, quindi scegliere di mandare un minuto di ogni singolo brano e fare anche un fade sulla parte finale, per esempio fade out, lunghezza un secondo circa. In questo modo verrà creato appunto la preview. Possiamo sempre scegliere di ascoltare i nostri file. Siamo nella fase iniziale del processing e verificare che tutto sia nella modalità corretta. Qui troviamo il volume di uscita che non influenza il process, la funzione di loop o la funzione di passaggio sul file successivo. Possiamo scegliere di escludere l'FX Rack e l'uscita, come anche sul master di Studio One, quindi scegliere su cui uscire direttamente. Nell'eventualità volessimo aggiungere altre funzioni, come ad esempio una correzione del gain o un normalize per la messa in onda, ad esempio, delle nostre tracce, quindi scegliere un -24 dB da applicare a tutti quanti in maniera che siano poi utilizzabili per la trasmissione, quindi la messa in onda sulle TV, o applicare anche qualche tipo di effetto proveniente dalla scelta degli effetti di Studio One, come ad esempio il Fat Channel, e quindi scegliere di utilizzare uno dei compressori, ad esempio, che troviamo nella libreria aggiuntiva di Studio One, anche questa acquistabile separatamente. Possiamo scegliere di utilizzare appunto un compressore tube per livellare il nostro gain in maniera più dettagliata, oppure passare attraverso altri tipi di emulazioni. In alternativa possiamo applicare ovviamente dei VST e degli audio unit esterni, come ad esempio Aquamarine 4 di Acoustic Audio, per rendere il tutto molto più gradevole ed analogico, come se avessimo una piccolissima catena di mastering da applicare su tutti i files contemporaneamente. Nella situazione in cui invece dovremmo lavorare su librerie di suoni, come ad esempio nel caso in cui volessimo processare tutte le casse o i rullanti che abbiamo registrato, svuotiamo il nostro batch process, cancelliamo tutti i file che abbiamo creato. Vi ricordo che una volta tolti possiamo toglierli dal batch e mantenerli nella cartella, oppure delete all li cancellerà anche dalla cartella di destinazione. Non sarà più possibile recuperarli una volta cancellati. Ho ad esempio creato una piccola cartella di suoni ed effetti che utilizzo durante gli arrangiamenti, quindi sono tutti files provenienti dalle mie librerie di lavoro in questo caso, a cui ad esempio vorrei scegliere di applicare un fade out generale a tutti quanti. Quindi sceglierò l'opzione fade, la normalizzazione a 0 dB di tutti i samples, la possibilità di passare attraverso i plugin Aquamarine di Acoustic Audio e quindi dare una sorta di mini compressione a tutti quanti i samples. Scegliere il formato di arrivo, quindi Wave 24 bit 44 kHz, mantenere il formato stereo dei file e iniziare il processing. In questo caso tutti i files, come vediamo, sono anche di differenti formato, alcuni a 24, alcuni 32 bit, alcuni con sample rate differenti, verranno tutti trasformati
in questa nuova tipologia di files che ho scelto. Ovviamente nei plugin interni dedicati al batch processing troviamo anche la possibilità di creare un join files, cioè creare un unico file di tutti quanti i file, fare un merging dei file mono, oppure lo splitting channels delle tracce stereo, come ad esempio trovarle in modalità left and right, utilissime per chi poi le caricherà su un Pro Tools più vecchio, la possibilità di avere un basic declicker utile per rimuovere i click presenti sui samples catturati dai vinili, ad esempio, la possibilità di correggere la fase di alcuni files perché magari hanno degli errori, rimuovere i DC offset che si trovano nelle informazioni digitali o riparare addirittura il sample rate di alcuni files. Questi plugin sono nativi di Audio Batch Processor, quindi non possiamo poi utilizzarli all'interno di Studio One. Come vediamo, abbiamo già completato tutto il processing dei files, quindi dei samples che ho campionato nel tempo, e sono ora pronti per poter essere inseriti rapidamente all'interno del nostro sample player di Studio One o anche all'interno della piattaforma Atom. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff, non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ho da poco aperto anche un account Patreon per raccogliere fondi a sostegno della realizzazione dei prossimi video gratuiti. Trovate il link sempre nella descrizione sotto. Ciao, a presto!